Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio di Hearts of Iron 4. Allora, nello scorso episodio siamo riusciti a far cadere anche Amburgo. La Germania è sempre più in difficoltà, la nuova capitale è Francoforte. Abbiamo un piano per continuare a spingere lentamente ma inesorabilmente sul confine tedesco. Ormai siamo nella Germania Ovest, la Germania è completamente dimezzata e stiamo mettendo in forte difficoltà anche l'Italia, che al momento ha concentrato tutte le proprie truppe verso Venezia. Verso Trieste, chiedo scusa, da Venezia e sta cercando di fare una controffensiva. Noi intanto abbiamo praticamente liberato i territori della Croazia socialista, che era in Croazia appunto, e non ci sono grossi problemi in quest'area. Ci sono molti problemi invece in quest'area del Kazakistan, se non sbaglio, insomma, sopra il Mar Caspio, il lago d'Aral. E ci sono problemi ovviamente in generale con il Giappone. Siamo riusciti in modo rocambolesco a strappare la Corea, e questo è fantastico. Il problema è che, sì, la Corea è bella, però. Dove state andando, ragazzi? La Corea è bella e utile, però non è tutto. Cioè, il Giappone ha tantissime truppe qui che stanno avanzando. E noi abbiamo piazzato la fallback line prima. Poi ho deciso, no, è una sciocchezza, non facciamo la fallback line. L'armata di Cina ha un piano di attacco per Asia, per esempio. Possiamo provare ad utilizzarlo. Può essere questo. Attiviamolo. Funzionerà? Non funzionerà, chi lo sa. Qui qualcuno sta provando ad attaccare, speriamo bene. Ah, attenzione. Dei dockyard liberi perché abbiamo preso Amburgo, e questo è ottimo. Possiamo creare. Basta. Battle Cruiser. Ma possiamo provare a creare dei Battle Cruiser, anche se la tecnologia fa schifo uno all'anno, tanto sono lentissimi. Ok, abbiamo liberato la Croazia con una velocità incredibile se considerate da dove siamo partiti, e adesso possiamo sfruttare tutte le truppe che avevamo in Croazia per cercare di sfondare e di andare a. Scusate, in Istria, perdonatemi, le unità che abbiamo in Istria per cercare di andare verso Venezia, ma gli italiani sono ben difesi. Si sono ripresi Trieste, per esempio. Ok, abbiamo un upgrade da queste parti, però io adesso do proprio l'ordine brutale a tutte le unità che sono nella zona balcanica di proseguire verso l'Italia, mentre da quest'altro lato ci inventeremo qualcosa. Mi sembra abbastanza semplice. Tecnologia. Antiera non interessa, anticarro migliorata. Può essere d'aiuto. Land Doctrine abbiamo fatto tutto. Vediamo un po'. Certo. A questo punto industria. Vediamo un po'. No, le linee. Ok. Efficienza più 50%? Sì. Decisamente. Intanto in Turchia mi fa piacere perché ho dato l'ordine recentemente di iniziare ad attaccare dopo che abbiamo preso Baku e le cose funzionano. L'unica cosa che qui non funziona tanto però è vedo che ci sono delle divisioni turche che abbiamo preso Yerevan, si sono ripresi Yerevan e rischiano di fare uno di quei tagli brutti e antiestetici che odio e di arrivarmi tipo a Stalingrado. Non voglio che questo succeda. Intanto però parlando di cose brutte sono riuscito forse a riprendermi Sevastopoli, ottimo. Eh no, veramente, le cose in Turchia vanno bene, stiamo avanzando, ok. Stanno avanzando pure i turchi, però. No, no, ragazzo mio, non va bene così, non va proprio bene. E ci stanno facendo una sacca. Va bene, ok. Ah, qua ci sono dei turchi che stanno difendendo la Germania, beh, praticamente è abbastanza realistica come cosa. Considerando il numero di turchi che risiedono in Germania. Allora, l'armata della salvezza però non è ancora posizionata. Ok, due palle.
Voglio dare l'ordine quando... Però ho un vantaggio, no? Sapete che vi dico? Che l'ordine glielo attivo adesso in modo che inizino a spingere, che cerchino di cacciare i giapponesi da dove sono venuti. Anche perché così le cose non stanno andando proprio per nulla bene. Intanto abbiamo i nostri alpini che sono arrivati a Pusan, hanno fatto cadere ciò che rimaneva della Corea. Proviamo a fare questo giochino, vediamo se riusciamo a prenderci tutta la Corea. Laddove possibile, e poi così liberiamo anche queste truppe, va bene. Perché qui siamo veramente... Abbiamo Pechino. Ah. Abbiamo Pechino, mi fa molto piacere. L'unico piccolo problema è che qua me li fanno fuori tutti. Ci sono distese sterminate di territorio che ci appartiene teoricamente, ma... Cioè, scusate, appartiene teoricamente al Giappone, ma non è assolutamente difeso. Invece, zone che io ritenevo assolutamente inutili, tipo queste, invece, in cui se non sto attento mi arriva una mosca. E quindi attenzione. Attenzione proprio, ok. Dai, che qui ci siamo quasi con l'equipaggiamento. Creare delle truppe che hanno, tipo, non hanno i fucili non è che mi sembra una cosa molto carina da farsi, quindi magari evito. Va bene, dai, stiamo andando a prenderci la Danimarca. E abbiamo praticamente costretto buona parte dell'esercito italiano che stava in Croazia nel porto di... Siamo in Dalmazia qui. Dubrovnik, no, Dubrovnik credo che sia un po' più a nord. Oppure Dubrovnik. Ditemelo voi, ragazzi. E invece a Francoforte ci si avvicina sempre più. Questo è ottimo. Sapete una cosa? Non sono ancora riuscito ad arrivare in Austria perché ho poche truppe e non stiamo attaccando. E sono anche montagne, quindi ci sta. Invece, se io riuscissi... Ah, ok, è arrivato il grosso dell'esercito. Adesso Trieste la riprendiamo. E poi ci si concentra su Venezia. Ah, ce l'abbiamo fatta! Cioè, ce l'abbiamo fatta, i polacchi ce l'hanno fatta, hanno fermato a Bratislava i ribelli slovacchi. Va bene, grazie. E qui cosa sta succedendo? La Bulgaria legionaria che mi sta attaccando. No, stiamo cercando di arrivare a Budapest. Rottura di cazzo. Marciate verso Sofia e fateli cadere, dai. Eh sì, dai. Ma no, ma perché fate i giri? Pirla. Ok, dai che la Corea è quasi tutta nostra. Forza, forza, forza che la Corea è quasi tutta nostra. Poi se mi sbarcano in Corea, vabbè, pazienza. Però intanto abbiamo qualcosa, dai. E qui siamo riusciti a creare un'altra sacca. Non male, dai. Cioè... Vabbè, lasciamo, non dico niente, va. Meglio così. Meglio non dire niente. In Turchia... E in Turchia... nì, nel senso che... Sì, stiamo avanzando, però non proprio al 100%. C'è anche da dire che la mia meccanizzata non è la più grande del mondo. T-44. Ok, prima di iniziare a produrre T-44... magari provo a migliorare la dottrina aerea. Non li sto assolutamente utilizzando. Gli aerei. Produzione. Andiamo sui T-34. Dovremmo trovare... E T-44. Chiedo venia. Va bene, ripotenzio. Utilizzando tutta l'esperienza che ho. Anche perché, ragazzi, diciamocelo, dai. Ah, buonanotte. Fantastico. T-44 Mark 1. Giusto? Sì, però non... ecco. Sì, cancelliamo la production line. Andiamo a prendere i carri medi che stiamo producendo al momento. Questi, i T-34, e facciamo i 44 Mark 1. Facile. Non ne dovremmo essere, non dovremmo produrne altri per ora. Se li ho passati non li ho visti, chiedo umilmente perdono. Intanto qui stanno per arrivare a Budapest. Altri kamikaze, ok. E la Danimarca sembra ormai roba nostra, facile proprio.
Va bene. Tanto la nostra industria cresce, cresce, cresce. Perfetto. Trappolone, se ce la si fa. Fantastico. Ci arriviamo, Sofia, intanto sì, me ne stanno andando. Sebastopoli si combatte, portiamo altre due unità di meccanizzata. Qui si combatte, un po' si avanza, un po' si indietreggia. Knevni classe 2, ok. Iniziamo a fare a questo punto. Oh, Battleship, fantastico. Quindi questi destroyer di classe 1 diventeranno destroyer di classe 2, ok? Magari ne produciamo un po' di più. Cioè, diamo a Leningrado questo focus. Va bene. Sarà il momento di utilizzare la mia infanteria. Fanno schifo. Però io li rilascio tutti. A parte che no. Ah, merda, ho rilasciato la meccanica. No, sono un pesce. Un pesce fuor d'acqua, ho rilasciato la meccanizzata. Vediamo se riesco a fare una cosuccia con questa. Tipo tagliare tutta questa zona, ci provo. Però sono stato veramente stupido perché ho fatto un errore notevole. Volevo rilasciare queste unità. Che tra l'altro infatti non vanno rilasciate a Mosca, ma vanno rilasciate qui e le assegniamo direttamente all'armata della salvezza. E si assegnano su questo fronte. Questo fronte adesso lo vado a editare perché lo posso allungare anche di tanto con le nuove armate. Wow, ottimo. Ed in questo modo dovremmo avere, sì, l'ordine offensivo il medesimo, quindi. Mi sembra di capire, dai, che la. Ah, no, 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 invece l'ordine non l'hanno recuperato. Allora, devo premere Ctrl e. Ok. Perché se lo faccio uno per uno? Questa è una cosa che non ho capito, perché se lo faccio con uno per uno. Boh. Forse ho fatto un errore nella selezione, ragazzi. Va bene, dai, adesso abbiamo almeno sistemato. Gli altri dovrebbero tutti avere l'ordine. Comunque, il fatto che siano green non me ne frega assolutamente nulla. L'esperienza se la fanno sul campo mi servono adesso, perché anche se sono green, i piedi ce li hanno, possono camminare, possono contenere i giapponesi. Ok, Venezia è caduta, questa è una notizia importantissima. E adesso con le armate che abbiamo. Seriamente non siamo riusciti a sfondare qui, dai, ma stiamo scherzando. Stiamo letteralmente scherzando. Ok, questi mi sembrano abbastanza liberi. Cerchiamo di creare un accerchiamento dietro ad Hannover e andiamo avanti così. Anche se io credo che se lasciassi l'armata rossa andare, nel giro di un annetto la Germania capitola. Costi giganteschi. Tactical Bomber. Esce Stalingrado, portiamolo a Berlino. Berlino. Lo facciamo così che si fa prima. Sì. Berlino anche lui. E anche tu Berlino. E poi li metti insieme. E li have a fight. Berlino dovrebbe avere un aeroporto molto grande. Sì, cioè molto grande, oddio. Raggruppiamo tutto.
Abbiamo l'ordine di attaccare la Western Germany, dove ci sono già, perfetto. Adesso abbiamo 820 tactical bomber che iniziano a dare supporto nella presa della Germania occidentale. Va bene, cerchiamo, ci proviamo ragazzi. Guardate che bella la Croazia liberata, liberata sempre questa parola un po' particolare. Ok, dovremmo esserci. Ok, perché? Perché? Non capisco, ok, non capisco, ok. Andiamo sul fronte. Ok, no, qua ci possiamo stare. Pazzesco. Tanto qui abbiamo sempre più uomini sul confine, che è una cosa fantastica. E aiuto, aiuto, qui è un casino di proporzioni bibliche. Alla fine devo creare un'armata sola, cioè devo fondere l'armata della salvezza con con queste 1000 armate che ho in Asia. Ed utilizzare un'armata sola come l'armata rossa. Posso chiamarla l'armata gialla? Ah, oh, che battutona, come sono simpatico. E con l'armata gialla attaccare una linea che va tipo. E prende tutto, tutta l'Asia. Intanto in Turchia siamo bloccati, c'è poco da fare, cioè si va avanti lentamente. Invece qui, ok, pare che abbiamo fatto qualche piccolo progresso. Progressi più grandi per ora sono nei Balcani e basta. E in Italia anche, perché prendere Trieste e Venezia non è assolutamente male. La Danimarca era già nostra all'inizio episodio, quindi c'è poco da dire. E qui avevo. Cioè, mi ricordo che volevo fare una cosa tipo la linea dietro a Hanover, poi non so se ho cancellato l'ordine o cosa diavolo è successo, ma la cosa non è mai partita. Va bene, ottimo. Vediamo un po' con. Adesso la meccanizzata è messa malissimo e i prossimi green, sì, non abbiamo più fucili. Quindi per produrre, cioè dobbiamo produrre fucili. Like no tomorrow. E support equipment, e artiglieria, un sacco di roba dobbiamo produrre, però fucili soprattutto. Per le prossime fabbriche che andremo ad ottenere. Fucili in prima posizione. Va bene. Ci siamo qua? Si attacca? Si inizia ad attaccare, bene. Si inizia ad attaccare a nord. E la linea alpina tiene. La linea alpina tiene, si riescono a difendere sulle Alpi, ma tutto sommato che ce frega. Qualcuno mi può spiegare perché i polacchi stanno lasciando che gli italiani con una divisione probabilmente, vai a capire. Adesso prendo la polizia militare, provo a vedere se posso prendere delle precauzioni, non lo so. Notate con quanta disinvoltura l'armata della salvezza adesso ha di fronte a sé un fiume di giapponesi pronti ad avanzare. Notate con quanta gioia proprio. Questi, cioè, non hanno, sono in 16 e non hanno ancora preso questa città, ma io vi faccio a pezzi, io vi spezzo le gambe. Dai che ci sono qui 6 divisioni giapponesi, scusate, 60 divisioni giapponesi da far fuori. I giapponesi non so quante divisioni hanno, ho quasi paura a guardarci. Ci guardiamo, dai.
Da 67 alle 224, mi state prendendo per il culo. Cioè, loro sono tutte qui, loro in Giappone non hanno nulla. Cioè, loro io sbarco in Giappone con un'unità, a parte che avranno la flotta. Interessante. Molto interessante. Ok. Basta. Mi sono rotto un pochino le palle qui. Prima di salutarci, diamo degli ordini manuali. E boh, vediamo, anche qui avevo l'opportunità, l'ordine di prendere Sofia, ci hanno pensato i greci. E quindi noi ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio. Ormai la Germania è un pallido ricordo, il Giappone è molto difficile, però siamo riusciti per ora a metterci una pezza. Poi mi serviva l'armata rossa per avanzare, ma la pezza ce l'abbiamo messa. E i Balcani sono nelle nostre mani, quasi. L'Italia inizia a sentire il fiato sul collo. Io vi ringrazio per essere rimasti con me, vi chiedo di mettere un pollice in su e ci vediamo molto presto. Alla prossima.